Il terremoto in Emilia è stato provocato dalle prospezioni geologiche condotte nel sottosuolo, dove vengono fatte brillare delle cariche alla ricerca di idrocarburi. Il governo di Mario Monti ha stipulato un accordo con multinazionali texane. C'è scritto matto, non so se è un refuso, ma conoscendo Rosario... No, lo so, penso sia una battuta. Affettuosamente lo saluto, Rosario Marciano, buongiorno. Buongiorno Rosario. Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi chiamato. È sempre un piacere, sempre un anche piacere. Anche perché gira molto su internet questa notizia, e quello che abbiamo appena letto appunto è l'opinione di Rosario Marciano, ma Marciano mette anche dei link a delle altre ricerche. Una l'ha fatta proprio la nostra Deborah Billi, che abbiamo sentito più volte anche da questi microfoni, che si occupa di petrolio e di energie, e quindi andiamo a parlare di questo fracking, che sarebbe questa ricerca che potrebbe in qualche maniera quantomeno essere una concausa del terremoto, oppure pensi proprio che possa essere stata la causa scatenante, Rosario? Beh, parto dal presupposto che la zona della Valpadana, e comunque specificamente nella zona emiliana, non è un'area a rischio sismico, quindi questo già ci porta ad avere dei forti sospetti su quanto sta avvenendo. Tant'è che comunque le scosse sismiche che si sono verificate in questi ultimi, diciamo, mesi, per non dire nell'ultimo anno, sono molto numerose. Se si va a fare una ricerca relativamente ai sismi che sono stati misurati in questo periodo, c'è veramente un numero allarmante di terremoti in zone notoriamente a basso rischio sismico. Per cui questo già è un punto che ci induce ad avere dei sospetti. Poi, facendo alcune ricerche in questi mesi, abbiamo scoperto che c'è, come dicevate già voi, una tecnica nuova per il sondaggio del sottosuolo, alla ricerca soprattutto di giacimenti di gas, che si chiama fracking, ovvero fratturare, e consiste nella iniezione di grossi quantitativi, tonnellate di acqua. Pronto? Sì, prego, sì, prego, Rosario, ti seguiamo con Rosario. Estremo interesse. Okay. Sì. Grossi quantitativi di acqua e sostanze chimiche che di solito sono segrete, perché sono mantenute segrete dalle aziende che fanno questi sondaggi, oltre al CO2. E queste sostanze vengono iniettate all'interno dei pozzi, i quali poi vengono fatti piegare orizzontalmente, e delle reazioni chimiche provocano delle grosse deflagrazioni, le quali, creando delle frantumazioni nel terreno, provocano poi, in base a quelle che sono le tecniche tipiche di sondaggio del sottosuolo, la possibilità di poter evidenziare la presenza di pozzi di gas. In effetti questo si ha con la caratteristica tipica della risalita in superficie, se v'è presenza di gas, di particolare prodotto, che è quello che si cerca. Ecco Rosario, io vorrei ricordare una cosa, perché Rosario Marciano è molto famoso perché è uno dei maggiori esperti di scie chimiche, se ne occupa da anni e quindi viene un pochino, come dire, no, bollato come complottista. Però io vorrei ricordare che una compagnia petrolifera che si occupa di fracking ammette nero su bianco che le sue trivellazioni causano terremoti. Infatti il comunicato della Quadriglia Resources dice che l'attività di fracturing del pozzo Quadriglia Surprise Hall numero 1 ha scatenato un certo numero di eventi sismici minori. Gli eventi sismici sono stati causati da un'inusuale geologia al sito del pozzo, combinata con la pressione esercitata dalle iniezioni d'acqua prevista dalle operazioni. Ora, come prima dicevamo insieme a Giampaolo Giuliani, già stiamo in un periodo in cui sono previsti numerosi sismi dovuti anche a questo transito astronomico che sta avvenendo. Andare a disturbare la Terra facendo di queste operazioni forse non è una buona idea, anche perché non è così che si risolvono le crisi energetiche. Assolutamente. Il problema è che per il profitto qui si va a scapito delle vite umane e dei beni del territorio, che vengono pedissequamente distrutti. Tant'è che, cosa particolare, proprio il giorno prima il governo Monti ha emesso un decreto nel quale si recita che le spese relative alla ricostruzione degli edifici distrutti in
catastrofi, diciamo tra virgolette noi, naturali, tipo terremoti, alluvioni e così altro, sono a spese dei cittadini e non più dello Stato. Ecco, infatti, e questa non è certo una buona notizia. Oltre al danno, anche la beffa. Io prima di salutare... Prego, Rosario. Prego, tornando alle precisazioni che avete giustamente fatto, vi sono degli studi anche in Italia relativamente allo stoccaggio di CO2 e alla possibilità di sismi correlati proprio allo stoccaggio di CO2. E questi studi sono anche stati eseguiti, ripeto, in Italia, per cui vi è una consapevolezza da parte perlomeno dei ricercatori, non so se questa conoscenza c'è da parte dei politici, comunque c'è una conoscenza approfondita da parte dei ricercatori che c'è un limite allo stoccaggio di CO2 e relativamente anche alle operazioni di fracking, perché non dimentichiamo che lo stoccaggio di CO2 può essere anche correlato ad interessi particolari relativamente alla ricerca di gas nel sottosuolo, in quanto il CO2 viene usato insieme a grossi quantitativi di acqua, come dicevo, proprio nella tecnologia del fracking. La Francia ha vietato su tutto il territorio sperimentazione, la ricerca di pozzi di gas e di petrolio con il fracking, proprio a causa dei sismi che questa tecnologia provoca. Negli Stati Uniti l'Oklahoma ha disposto una moratoria su questa tecnica, stessa cosa dovrebbero fare altri stati, perché in tutti gli Stati Uniti ci sono sismi molto forti al di sopra del quinto grado della scala Richter, proprio a causa di queste perforazioni con il fracking. Allora, quindi noi che cosa aspettiamo di fare? Cosa vogliamo fare? Allora, io ovviamente saluto Rosario con una digressione, ma poi tanto non lo è, anzi è assolutamente contestuale. Se mi sbaglio a dire che l'amante con la moglie, la compagna con la convivente del più sfigato dei consiglieri regionali chiamano gli uffici stampa. Quindi noi siamo una trasmissione di quelle così attenzionate e così controllate. E su Rosario Marciano ho cercato, sperato che ci fosse altrettanta attenzione proprio per coinvolgere poi Rosario nella sua difesa, ma nessuno ci ha mai chiamato. Venerdì 4 novembre 2011, nubi in progressivo aumento sulle tirreniche ad iniziare dalla Toscana con piogge sparse, per farvi capire a quei pochi ancora non lo sanno chi è Rosario Marciano, in intensificazione sui settori appenninici ed in locale estensione serale a Lazio e Nord Sardegna. Nuvolosità igroscopica indotta, cioè scie chimiche persistenti, invece in aumento sulle Adriatiche, ciò impedirà alla perturbazione di spostarsi verso est e prolungare i fenomeni piovosi su Liguria, Levante e sulla Toscana, rischio di fenomeni violenti. Il problema è una cosa, però possiamo affermarla con certezza, scrissero da luogo comune. Il bollettino sopracitato esiste già ed è stato pubblicato dei giorni prima dell'alluvione che ha travolto Genova e dintorni. Ecco. Il problema è che non è stato pubblicato sui media nazionali, ma da un noto per le sue ricerche sulle scie chimiche, Rosario Marciano. E qui c'è l'articolo di Rosario Marciano. Cioè, le verità ci stanno sotto gli occhi, ed ecco l'attentato di Brindisi, ed ecco quello che successe con l'alluvione di ottobre e novembre 2 e 5 novembre 2011. E ce li abbiamo gli elementi per una riflessione più diversa, per una partecipazione migliore alle attività. Poi si può anche essere d'accordo o meno, però vanno ascoltate queste voci. No, vanno voci. Ascoltate. Elena, andrebbero queste considerazioni, questi studi, smontati o differiti dalle autorità competenti? Perché se nessuno intima a Marciano, lo fanno in un modo infame e subdolo, ma se nessuno gli contesta le sue teorie, né a lui, né a Giuliani, né a Rossi, né a Bianchi, evidentemente queste teorie non sono così peregrine o così astratte. Sì, infatti da quando il nostro blog di meteorologia è online subiamo attacchi mediatici molto forti, ancora più forti addirittura ad opera dei siti di meteorologia ufficiali. Non faccio i nomi, ma ce ne sono diversi che sono strettamente correlati all'aeronautica militare italiana, la quale è entrata in campo direttamente tramite un suo ufficiale, nello scrive un articolo abbastanza insultante proprio relativamente a quello che loro pensano essere la bufala delle scie chimiche, attaccando direttamente le persone
dando loro degli appellativi di paranoici, che poi è la tecnica tipica, senza peraltro comunque confutare le nostre affermazioni. Certo, che sarebbe la cosa più pratica. C'è una preoccupazione da parte delle autorità, le quali, anziché confutare quello che diciamo noi, sguinzagliano i loro cani per le solite azioni di diffamazione e stalking. Comunque noi andiamo avanti. Certo, e nel nostro impegno c'è sempre un pensiero particolare per voi e per quelli come voi. Rosario, buona giornata. Grazie, Rosario. Aspetta, il sito di Rosario, lo ricordi se è possibile? Allora, abbiamo il blog principale è tankerenemy.com, mentre il blog meteo è tankerenemy.blogspot.com, quindi tankerenemy.meteo.blogspot.com. Grazie Rosario. Grazie Rosario, grazie mille. Grazie a Rosario Marciano.